tempi e direzioni diverse. Nonostante queste diversità riescono a costituire un movimento alla fine omogeneo attraverso la disomogeneità. Ora, mi pare del tutto chiaro che se questa è la dialettica. Ciao. È inutile andare a cercare, come dire, in un testo, anche in un testo politico, scritto in una certa data di fronte a un certo problema, la risposta a un problema di un'altra data di un anno, e casomai appunto un problema diverso di un'altra data. Perché? Perché il problema sarà casomai quello di comprendere come dal primo problema si è passati al secondo, come è avvenuto il cambiamento da un'epoca all'altra, cioè sarà quello di comprendere la dinamica, il movimento e quindi gli ostacoli, le contraddizioni, eccetera. Scusate, volevo dirvi che sono andato via, non ci siete solo voi, io vi ho staccato il computer e come sempre andate molto male. Okay, io ciao, giuro grazie. Che riusciremo a sopravvivere alla tua scienza. Sì, sì. È dura, lo so. Lo so. Arrivederci. Ciao. Ciao. Queste che sono le pulizie? Sì. Oh. Paradossalmente il movimento operaio e i comunisti hanno bisogno di questo tipo di dialettica, non di una dialettica che sia la chiave per la risoluzione di tutti i problemi. Che la fisica prenda una certa strada, la biologia una certa strada, a me, comunista impegnato nella lotta politica, interessa relativamente. A me, marxista, che voglio capire la logica del movimento, mi può interessare come esempio di movimento, ma quello che mi interessa è approfondire, rendere più penetrante, più acuto lo strumento logico dialettico per seguire il, come si dice, i tormenti del reale. In questo senso si spiega anche l'origine che il pensiero dialettico ha nel misticismo. Che? Il pensiero dialettico nel misticismo. I mistici tedeschi, Master Eichhardt per esempio, sono maestri di Hegel. E qui dobbiamo fare una considerazione. Come è noto, l'epoca medievale non è quella che la borghesia ha descritto. È un'epoca di intensa attività culturale e anche di intensa attività scientifica. E tra le attività scientifiche importanti c'è la critica al meccanicismo, che invece diventerà il modello della scienza positiva, no? Il misticismo si radica in questa critica alla necessità logica del positivismo. Anticipa la critica a questo. Hegel riprende questa critica.
Tutto questo a me serve per sottolineare appunto che se c'è una rappresentazione falsa del marxista e del comunista è quella del personaggio rigido, disciplinato nel senso banale, nel senso militaresco del termine, ma che la rappresentazione più autentica è quella che davano Lenin e Trotsky, uno scienziato dalle capacità umane, dalla sensibilità umana, uno scienziato che mette la scienza al servizio dell'emancipazione dell'uomo, oppure quello che pur piangendo spara contro il nemico, ma piange. Il marxismo, come chiave risolutiva di tutti quanti i problemi, e questo storicamente è il materialismo dialettico, io non riesco a vederlo se non come l'ideologia di una società autocratica. C'è l'indiscutibilità della verità detta dal capo e questa indiscutibilità implica la non adeguatezza del comune cittadino, del comune iscritto, del comune militante, no? A capire la complessità del mondo, mentre il capo, che ha in mano il materialismo dialettico, sa dare la risposta. Per cui quelle cose mostruose come il migliore, come la Pravda che pubblicava le poesie di Stalin, come le popolazioni meridionali che quando Togliatti andava a visitare i paesi, mostravano i bambini malati perché li curasse, eccetera, no? Che sono però tutte cose reali. Cioè noi dobbiamo tenere presente che, per esempio, noi siamo un paese in cui oggi il tricolore è il simbolo della nazionale, dunque dell'Italia, della nazionale di calcio, dunque dell'Italia. Non c'è differenza. In cui si può dire che l'essere comunisti o non comunisti è avere un'ideologia come essere laziali o romanisti, analogamente. Che significa questo? Significa un appiattimento, un inserimento del mondo, una riduzione dell'esperienza umana, no? E non se ne è accorto nessuno, ma ieri mattina c'è stato di fronte al Parlamento una manifestazione dei precari universitari. Dopo riunioni, discussioni fatte in varie sedi universitarie, eccetera, eccetera, erano poche decine. Perché? Perché regge ancora l'ideologia del capo, no? Capo che ti può sistemare, se sei davanti il brignaccio, non fa casini, sta buono, poi vedi il professore trave te buca. Ed è chiaro che questa mentalità si è rafforzata.
Noi diciamo, molte volte si è rafforzata con la caduta del muro, con la caduta dell'URSS, e dimentichiamo la signora Thatcher, dimentichiamo Reagan, cioè dimentichiamo che la grande offensiva del capitale è passata, ha spezzato le reni del movimento operaio in Europa. Ora, è del tutto, secondo me è del tutto chiaro che un partito comunista ha bisogno di unità, che l'unità del gruppo dirigente è un bene preziosissimo. Però l'unità, non la mitologia dell'unità. Cioè l'unità del gruppo dirigente vuol dire che il gruppo dirigente discute fino in fondo e trova un punto di incontro. Che il partito è impegnato nella discussione, nella ricerca, ma poi, siccome l'urgenza pratica impone una scelta, si decide una strada, tutti la seguono. E continuerà la discussione. Però appunto questo centralismo democratico presuppone che dal militante al dirigente ragionino, siano pronti a mettere in discussione le proprie idee, il confronto con le altre, eccetera. Io non posso dimenticare questa cosa. A un certo punto i bolscevichi hanno preso il potere da poco, si sviluppa una polemica politica tra la Pravda, che stando a Mosca era direttamente legata al Lenin, e non mi ricordo se fosse l'Izvestia o un'altra rivista, che stava a Pietroburgo, e la federazione di Pietroburgo era bucariniana. Era una disputa tra Lenin e Bukharin, ovviamente su un piano politico, eccetera, che si svolgeva sui giornali. Cioè, tu potevi comprare tutti i giornali e mi si svolgeva. Ovviamente il comunista responsabile, quando si discute, non fugge dalla discussione, si mette in mezzo, ma con lo spirito sempre di riconquistare l'unità del gruppo dirigente. Perché non è una fesseria, ma la faccenda del pugno chiuso ha un suo simbolismo. Cioè vuol dire ti scarico addosso tutta la forza che ho, se mi comincio a limite. Vabbè, se vogliamo discutere, questi possono essere forse spunti sufficienti per discutere. Io penso che sia stata importante questa ulteriore riflessione sulla dialettica, che a me un po' mi ha chiarito alcune cose in più. Prima c'è stata quella sulla... io ho preso la parola, non so se c'era qualcuna, sennò sarà necessario chiarire la questione dell'interpretazione del testo. E là penso che Mirko gli ho mandato qualche cosa che aveva scritto Stefano già nel suo libro, sì. Interpretare Marx, una cosa del genere. Che significa interpretare Marx? Ha capito? Ah sì, capito, sì, un articolo, sì. Magari chi l'ha perso nella posta lo rifai, lo metti in circolo.